Siamo in una situazione che è sicuramente insicura perché le forze dell'ordine non riescono per numero a presidiare il territorio e c'è un'escalation di consumo di sostanze che porta ragazzetti anche molto giovani a riprendere una pratica che ormai era quasi scomparsa nella nostra città, che è la pratica dello scippo. Io ho vissuto questo tentativo di scippo questa mattina, un'esperienza per la quale ho ancora, come dire, la pelle d'oca, e mi sono salvata semplicemente perché con me c'era mio marito con il cane. Ma quante persone anziane, quante mamme con bambini che magari portano i passeggini possono come dire, uscire vincenti da situazioni di questo tipo. E poi io mi chiedo se l'immagine della città diventa di nuovo un'immagine di insicurezza, quale ricaduta sul turismo questa cosa potrà avere? Ho ricordato poco fa in Consiglio Comunale che Napoli per un lungo periodo ha vissuto un declino nei flussi turistici perché era diffusa l'immagine di una città insicura, di una città dove si veniva scippati, dove non si poteva camminare serenamente per le strade. Se dovesse passare questa immagine della nostra città, sicuramente ci sarebbe un contraccolpo sul turismo e quindi è urgente una messa in sicurezza. E io ho chiesto che sia portato a termine il concorso per l'assunzione dei vigili nella Polizia Municipale e che si dia seguito al regolamento per le progressioni di carriera. Non è possibile che in questa città per produrre piccolissimi passi, piccolissimi risultati ci si mettano anni.